Eccoci, riprendiamo il nostro discorso sulla vita fraterna in comune. Lo facciamo ricordando questa dinamica propria della vita consacrata religiosa. Vi ricordate, no? Canone 607, paragrafo secondo, l'istituto religioso è una società i cui membri, secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici, perpetui oppure temporanei, da rinnovarsi alla scadenza e conducono vita fraterna in comunità. Parlavamo nell'incontro precedente su questa dimensione negativa, perché non essenziale, ma necessaria, della vita fraterna in comunità, della vita fraterna in comune. Ora, noi dobbiamo capire alla fin fine quale sarebbe il punto di tensione tra essenziale e necessario, lo abbiamo accennato, il punto di tensione si dà in questa forma stabile di vita riconosciuta dall'autorità competente della Chiesa e che ci consente di essere eretti canonicamente come istituto religioso. Ma inoltre, com'è questa tensione, in quale misura si dà per noi teatini, oltre alla normativa universale? E se noi abbiamo dall'origine questa spinta di abitare insieme, di vivere in comuni e de comuni, allora vuol dire che per noi c'è qualche esigenza in più. Sì, la essenzialità è sempre la stessa, ma per noi teatini, da questa prospettiva, sarà più necessaria la vita fraterna in comune, in modo che dove ci sia il teatino, dietro, accanto, di fronte, in più, in là o in più, in qua, deve esserci la comunità. Il teatino stile Robinson Crusoe è una rara avis, non perché ci sia questa essenzialità che possiamo richiamare, ma perché la vita in comune, fraterna in comune, come aiuto reciproco, come profumo che inonda tutto, è necessaria, non si può fare a meno. Non si può fare a meno perché? Perché così, nella considerazione tipica della vita religiosa, viene vista questa caratteristica. I religiosi che vanno sciolti di qua e di là mai sono stati visti come veri religiosi. Così anche ce lo presentava il codice di diritto canonico del 1917, che voleva essere a quel momento l'unica fonte del diritto vigente. E nel canone 487 del 1917 ci si diceva questo: da parte di tutti si deve avere in grande stima lo stato religioso, ovvero il modo stabile di vita in comune, per il quale i fedeli, oltre i precetti comuni, si impongono di seguire anche i consigli evangelici di obbedienza, castità e povertà osservati mediante i voti. Dunque, la stabilità della vita richiama a sé la comunità. L'essenzialità sarà seguire i consigli evangelici mediante i voti, ma la stabilità della vita necessariamente sarà in comune, altrimenti tutto si squaglia, no? E se noi torniamo a questo canone 487 del 1917 della codice di diritto canonico precedente, non quello che adesso è vigente, scopriamo che il primo rimando che si può trovare come fonte, oppure antecedente di questo canone,
può far riferimento a Martino V, Papa, nell'anno 1418, che contesta gli errori teologici di Giovanni Wycliff e Giovanni Hus. Ciò che ha il suo asse fondamentale nella bolla Inter Cunctas del 22 febbraio 1418. Quali sono gli errori condannati? Che dicevano Wycliff e Hus? Quegli errori sono coloro che sorgono delle proposizioni che affermano che peccano coloro che fondano i chiostri e coloro che entrano in quelli sono uomini diabolici. Tutti quelli dell'ordine dei mendicanti sono eretici, dicevano Wycliff e Hus, più o meno secondo ciò che si raccoglie nella condanna dei loro errori. E coloro che gli danno elemosine ai mendicanti sono scomunicati. Ugualmente, gli si domandi a questi che seguono Wycliff e Hus, particolarmente gli si domandi a uno di questi che sono processati, se crede che le religioni approvate dalla Chiesa furono dovutamente e ragionevolmente introdotte dai santi padri, perché loro dicevano di no. Come vediamo, il fulcro del problema sta determinato dalla considerazione dello stato di vita religiosa. Coloro che fondano i chiostri e coloro che entrano in quelli sono uomini diabolici. E in questa considerazione dello stato di vita religiosa, gli eretici attaccano la vita claustrale come propria di questo stato e la vita in povertà, l'argomento sui mendicanti, che si conduce nella questua di elemosine. Il Papa difende pertanto una vita claustrale, perfino in povertà radicale, come espressione valida della vita religiosa. Può considerarsi che non sia un elemento essenziale, ma accompagna la vera vita religiosa nella Chiesa necessariamente, come manifestazione chiara di quello che è questo stato di vita. Perché ci sarà necessaria allora la vita fraterna in comune negli istituti religiosi? Possiamo ancora domandarci. Perché ci aiuta a cogliere e a conservare due aspetti fondamentali che strutturano questi istituti. L'incorporazione all'istituto religioso, che così viene opposto alla vita individuale o isolata, e l'abitazione sotto lo stesso tetto, con l'osservanza delle stesse leggi. Come vuoi vivere l'obbedienza religiosa se tu vai di qua e l'altro va di là? Sotto la giurisdizione dello stesso superiore, cercando di partecipare al proseguimento dei fini per i quali i membri dell'istituto si sono consacrati. E anche fornirsi del cibo e il vestiario di cui possono avere bisogno. Quindi il concetto di vita in comune appare legato da parecchio tempo a quello di vita religiosa come forma stabile di vita. Questo si percepirebbe pure al tempo di Caraffa e Gaetano, che sono certo posteriori intanto a Martino V. Questo ci invita a rilevare quella continuità caratteristica in una forma stabile di vita che nella Chiesa trova un posto chiaro. Sarà sempre un segno fondamentale di vita religiosa che questa si porti avanti in comune. Lo dicevamo già nell'incontro precedente. Riguardo alla vita teatina, dobbiamo esplorare alcune delle nostre fonti
Per esempio, le lettere di Gian Pietro Caraffa a Gian Matteo Giberti del 1 gennaio 1533 e quell'altra del medesimo Caraffa alla comunità di Napoli datata il 18 gennaio 1534. Un veloce passaggio attraverso queste lettere pure ci invita a pensare nel modo in cui dovremo portare avanti altra caratteristica propria della vita religiosa, che è la testimonianza pubblica della nostra vita, offerta in chiave di separazione del mondo, la famosa clausura, della quale fa cenno in principio il canone 607 al paragrafo terzo. E in questo senso ha a che fare pure l'abito religioso, no? L'usare un abito in comune, ha a che fare la testimonianza pubblica della nostra vita consacrata. Se ci soffermiamo alle due lettere che abbiamo accennato di Caraffa, troviamo come segno chiaro una dinamica propria della vita comunitaria teatina: cercare di allontanare il più possibile la servitù rispetto dei secolari e organizzare la struttura comunitaria in modo sobrio e pratico. D'altro canto, ci si mostra in quale modo si può vivere con un cuore solo e un'anima sola, esprimendo autenticamente gli affetti fraterni. La comunità teatina dovrebbe raggiungere le caratteristiche analogiche che costituiscono una vera famiglia. E così abbiamo concluso questa introduzione alle costituzioni dei chierici regolari teatini. Quando riprenderemo i nostri incontri, cominceremo ad approfondire questa dinamica della vita teatina come vita di famiglia, cioè come, allora sì, dimensione positiva della vita fraterna in comune che concretizza l'esigenza di questa vita, di questa forma stabile di vita riconosciuta dall'autorità competente della Chiesa. Grazie e buon proseguimento.